riuscito a prendere Salinari, Calamandrei, Falcioni, Duilio Prigioni, non lo dovresti quindi cadere subito, poi prese successivamente Luigi Vintor e Silvio Seppi, poi prese successivamente Franco Ferri e Marisa Musso, ci prese quasi tutti, non riuscì a prendere soltanto me, Carla Capponi, Mario Fiorentini, Franco Di Lernia, Lucia Ottobrini e la compagna di Silvio Serra, che poi Silvio Serra è morto in guerra sul fronte di Alfonsine, nella battaglia di Alfonsine, e poi Marina diventò la moglie di Luigino Vintor, successivamente diventò la moglie di Luigino Vintor. Però, ecco, io avevo una taglia fortissima, perché Guglielmo Blasi, che tradì tra l'altro in maniera ignobile questo disgraziato, una sera con i documenti falsi e la pistola in pieno coprifuoco, noi non sapevamo che fosse un tipo balordo, era un artigiano, fu beccato mentre stava svaliggiando un negozio, era condannato a morte perché se ti pigliavano di notte durante il coprifuoco a svaliggiare un negozio, in più con documenti falsi, in più con la pistola, il giorno dopo mi fucilavano. Lui era già un delinquente comune? Lui era un delinquente. Ok. Stranamente la verità che... Sai, non è che si sapesse tutto esattamente, cioè, di tutti. Noi eravamo selezionati in maniera durissima, però questo, tra l'altro, aveva la sua aria spavata. Era riuscito a infiltrarsi. Quando si vide perduto, questo qui cercò di salvarsi la pelle e chiese di parlare con il questore Caruso, che era il capo famigerato Caruso, che poi è stato fucilato nel processare fucilato nell'ottobre del 44, e gli disse: io ti faccio prendere là. E questo dice: ma come fai, Caruso? E lui gli disse: guarda, noi stavamo preparando l'azione contro Caruso, tu vai a mangiare alla tale ora a tal posto, fai questa strada, abiti a tal posto. Dice: tu come lo fai? Lo so, perché insieme agli altri compagni dei capi tra poco ti facciamo la pelle. Dice: se tu puoi prendere i capi, io ho l'appuntamento di Spartaco, perché lui non sapeva che si chiamasse Salinari né che l'altro si chiamava Calamandrei, che ho l'appuntamento di tutti, con tutti. Allora loro uscirono e presero Spartaco e Cola, che furono i primi ad essere presi, e Raffaccione. Furono portati alla pensione di Accarino da Cocca. Cola era uno sprungone, Calamandrei uno sprungone secco secco, tra l'altro, quale aveva in tasca della roba e voleva distruggerla. Chiese di andare al gabinetto, lo mandarono al gabinetto e lui stracciò sta roba. Poi si accorse che c'era una finestrina in alto, per cui alto com'era e magro com'era, è riuscito a raggiungere la finestrina, a uscire, e ci ha avvertito Balardi che Guglielmo Blasi ha tradito. Pazzesco, cioè, noi siamo vivi, una cosa avventurosa, insomma. Siamo vivi perché Franco Calamandrei riuscì ad avere questa, perché noi, incontrando Guglielmo, gli saremmo andati incontro come gli erano andati incontro gli altri, e saremmo finiti acchiappati come sono stati acchiappati gli altri. E poi Guglielmo Blasi che fine? Guglielmo Blasi passò al comando del Coppa, della squadra di Coppa, e andava in giro per Roma a cercarci. Tanto è vero che noi avevamo l'ordine di sparare a vista a chiunque ci fermasse. Beh, questo comunque. Però da quel momento in poi avevamo l'ordine di sparare a vista. E poi fu allontanati da Roma, furono mandati io e Carla a Palestrina, Mario, Lucia a Tivoli e gli altri in altre zone delle zone partigiane, a svolgere attività partigiana in montagna invece che in città. E Blasi? Blasi non l'abbiamo più beccato. Poi è stato beccato dopo la liberazione, è stato condannato all'ergastolo con l'amnistia degli atti, ha fatto solo 15 anni, poi è uscito e è morto di morte naturale. E non è più incontrato? Io no. Ma altri che l'hanno incontrato, c'era per esempio un compagno
Luigi Moro, che era stato arrestato da Blasi, perché Blasi, tra l'altro, prima era stato uno dei GAP della sesta zona e per questo era stato portato ai GAP centrali. Fece arrestare tutti i compagni della sesta zona, saltò tutta la sesta zona, che era una zona forte, la zona di San Giovanni, la zona A, era una zona forte, e quindi uno degli elementi che contribuì all'indebolimento della... Senti,